chiaramente andremo lì dal commissario domani a manifestare quello che stiamo facendo da un po' di tempo, da 4 anni è stato detto, cioè le perplessità rispetto ad una procedura, diciamo, come dire, regionale, perché lo dobbiamo dire, anomala, e siamo proprio troppo buoni, ma lo diciamo così, perché tutte queste rilievi noi li abbiamo mosse sempre in tutte le occasioni possibili ed immaginabili, hanno fatto sempre orecchie da mercato. Però Felice, lo dico a te, dato l'ultimo intervento. No, dicevo rispetto all'ultimo intervento che hai fatto rispetto a questo comunicato standard, che è di una gravità inaudita, perché lo dobbiamo dire che non è soltanto una questione di eco, qui c'è un problema di fondo molto più serio, e che le istituzioni regionali ci stanno mettendo, tra virgolette, nelle condizioni di far dire a dei privati cose gravissime, cioè che il nostro potere di rappresentanza di territorio è quasi inesistente, una cosa, diciamo, che fosse più privata di quella che dicono, più privata di quelli degli interessi che dipendono loro. Perché quando uno afferma, fa nelle premesse, che secondo loro è tutto a posto, è tutto regolare, è tutto tranquillo, è tutto pacifico, e poi dice, continua a ripetersi, indette da qualche sindaco, ma di fatto gestita e condizionata da qualche singolo esercitante rappresentante di se stessa, riunione, subvenzione, documento e quant'altro. Ma questo significa una mortificazione, un calpestare alle istituzioni, perché è rappresentante dell'ABM, cioè quanti milioni di euro possono avere? Non possono mettere l'istituzione comunale sotto i piedi, né la regione ci può mettere nelle condizioni che questi si assumono queste cose qua, perché il provvedimento che hanno fatto è un provvedimento pilatesco. Non è mai successo che un permesso a fare una certa cosa venga non, come dire, condizionato a un qualcosa che non c'è. Ma chi sei pazzesco, chi sei assurdo? Non lo dobbiamo dire tutti, che la regione e il commissario, quindi il governo, ci hanno consegnato mani e piedi ai privati. Perché se è vero che siamo un pubblico inconcludente, e i sindaci sicuramente no, perché, ripeto, lo stiamo ripetendo la vita, siamo esautorati da tutti, come dire, i nostri poteri, quindi semmai la regione e il governo che sono inconsistenti nelle loro decisioni. Cioè, se siamo noi che non funzioniamo, ma a maggior ragione i privati, perché siamo in questa situazione, vuol dire che loro non hanno avuto solo la capacità di fregarsi fiumi di denaro. Le discariche private e pubbliche perché sono in esaurimento? Perché evidentemente anche gli impianti di pretrattamento non hanno funzionato per come dovevano funzionare, quindi a loro interessava portare tonnellate e tonnellate e tonnellate di rifiuti da interrare, perché questo il commissario pagava e questo finora ha pagato. Quindi tutte queste lezioni non ce le possono venire a dare. Loro devono rispettare il territorio, devono rispettare i sindaci che rappresentano il territorio e che lo difendono a spada tratta. Queste sono cose gravissime, però ripeto, noi non possiamo consentire nemmeno più alla regione, Angelo, io sono d'accordo con te, dobbiamo prendere una posizione seria, perché un'istituzione regionale non può ormai trattarci in questo modo, perché loro fanno riunione su riunione, notte e giorno, e invitano solo i privati che gli fa cosa. Cioè, in effetti, le soluzioni alle problematiche dei rifiuti, la regione li vuole trovare solo esclusivamente con i privati. Questa è la verità, questo dobbiamo dire, perché così è. E questi si arrogano la prepotenza di non considerare che questi sindaci, in modo particolare i sindaci, le istituzioni che rappresentiamo, non siamo legittimati a fare le riunioni e a confrontarci con voi altri. Ma scherziamo, ma veramente siamo veramente fuori dal mondo. Cioè, non possono passare, sono d'accordo. Vediamo, secondo me non è in ultima analisi che dobbiamo fare la querela, la dobbiamo fare in prima analisi, perché secondo me questa ormai è una cosa che non è più sostenibile. E se eventualmente ci sono gli estremi per denunciare anche la regione Calabria, i rappresentanti che ci consegnano questi documenti, che secondo me proprio non ha nessuna valenza di natura giuridica, e che anche secondo me mettono a rischio la nostra incolumità, perché quando una regione Calabria fa un provvedimento di quel modo e si lava le mani e la tasca e dice i problemi non si risolvono per i sindaci, quindi ci mettono in un rischio enorme. Quindi io direi che eventualmente dobbiamo, questo è il problema,
ce l'abbiamo sulle nostre spalle. Perché ma no, perché ne abbiamo veramente mo. Perché non ci vogliono ascoltare in nessun modo. E poi ci vogliono additare come quelli che non vogliono risolvere i problemi. E no, chi se facile, cioè voglio dire, poi un'azienda se la pia con lui, 200 dipendenti. Che sono 200 dipendenti? Cioè un'azienda fa l'investimento, non sa che può andare a fine. Intanto dovrebbe mettersi in conto che le autorizzazioni dovrebbero essere legali, giuridicamente sostenibile e tutto il resto. Ma chi sa facile che c'è qui? Perché noi rischiamo, la regione ci sta mettendo nelle mani, come dire, al rischio dell'incolumità pubblica nostra, privata, dice. Pubblica come sindaci e privata perché siamo delle persone. Quindi io devo non trascurare questa cosa. Perché questo credo non glielo possiamo consentire più alla regione di fare questi giochetti. Infatti io credo che dobbiamo chiedere alla regione.